Cosentino Uomo lo trovi su Corso Progresso a Catanzaro Marina e a via San Giovanni Bosco, Soverato. È iniziata questa mattina a Piazza Prefettura Catanzaro il progetto La Rotta del Buon Pescato. Siamo qui all'interno del track Piazza Prefettura e abbiamo ascoltato ai microfoni di 8800 TV Mario Arzano, responsabile di tale progetto. Io e Sugarello, la mascotte della Rotta del Buon Pescato, vi salutiamo. Buongiorno a tutti, devo dire che Catanzaro, seconda città della Calabria che ci ospita durante il nostro tour, abbiamo avuto una buonissima affluenza già di primo mattino. Ovviamente è doveroso il ringraziamento all'amministrazione comunale, all'assessorato alle attività produttive che ci ha concesso di sostare in una splendida posizione proprio nel centro di Catanzaro, e quindi siamo stati subito mira dei catanzaresi, ovviamente per il ritiro del ricettario dove ci sono le 46 ricette del buon pescato che riguardano le nostre 16 specie, e poi hanno avuto piacere di ritirare un simpatico gadget. Come dicevo prima, il progetto ovviamente un progetto del Ministero delle Politiche Agricole, realizzato dallo studio Novel di Salerno, con questo automezzo che, come vedete, diventa una piattaforma espositiva dove troviamo le 16 specie esposte su tavole ovviamente virtuali, e nello stesso tempo troviamo materiale audiovisivo per ovviamente informare il consumatore, ma anche i bambini delle scuole medie, delle scuole elementari, il pubblico in genere, delle peculiari caratteristiche di questo pescato. Nel nostro promo track c'è di tutto un po' che riguarda queste 16 specie. Ovviamente abbiamo sui nostri monitor passano continuamente le immagini della prima rassegna gastronomica che si è svolta in Veneto in seguito al tour del Veneto, e ovviamente dove vengono preparati, dove noi facciamo degustare ovviamente i pesci oggetto del progetto al pubblico. Devo dire che in Calabria siamo in via di definizione della location per la rassegna gastronomica, che si terrà molto probabilmente nel mese di agosto, e le due città in gara sono Catanzaro Lido e Cariati Marina. Ovviamente, ripeto, l'assessorato ci ha dato la sua massima disponibilità proprio perché è una manifestazione che raccoglie istituzioni, pubblico, bambini, insomma è una bellissima iniziativa. C'è da dire che tutte le informazioni le potrete trovare sul nostro sito internet, che è www.buonpescatoitaliano.it, sui nostri social network, siamo presenti su Facebook, su Twitter, abbiamo il canale dedicato YouTube, e potrete anche trovarle al nostro numero verde che troverete sul sito internet. Lui è Sugherello, è la nostra mascotte, ovviamente sempre preda di bambini e anche, devo dire, adulti a cui piace avere un ricordo, quindi uno scatto con la nostra mascotte, e prende il nome tra l'altro da una specie ittica tipica soprattutto del Maglionio, ma anche del Tirreno, del Mediterraneo, del Tirreno e della Adriatico, che è il sugherello, detto anche in dialetto suro, se non sbaglio, da queste parti, o il sauro lo chiamano da queste parti, e ripeto, è una nostra specie dalla quale poi ha preso il nome anche la nostra splendida mascotte.